squadra che forse stasera ha dato una dimensione di quello che poteva essere e che non è stato. Tutto qui. Purtroppo i sei ma è pieno il mondo, no? E nel mondo del calcio ancora di più. 3.000 cose sono successe quest'anno. È un'annata così, è un'annata. Tante partite abbiamo fatto bene che meritavano di perdere, poi si meritava di vincere, ma la grande, poi l'abbiamo anche persa. La squadra all'ottantesimo, ottantacinquesimo sarebbe stata almeno 20 punti più su a giocarsi la salvezza. Dovrebbe, guarda, ti potrei dire che avrebbe avuto 20 punti più anche in altre situazioni. Lasciamo perdere, dai. Peccato, perché questa squadra quando dice di giocare fa anche un buon calcio, a 4, a 3, a 25, come volete voi, però... Onestamente, io parlavo anche prima di Modena, abbiamo fatto un'ora a Modena e sembrava di giocare da soli. Poi si è perso 4-2, come te le spieghi, dai, certe cose. Però è bastato un ritorno di gente in condizione motivata per alzare il livello di questa squadra. No, ma io dell'Avellino non ne parlo, non ci penso nemmeno. Questi sono problemi del loro allenatore, che è bravo, e saprà lui come risolvere le loro cose. Io tutto l'anno provo a risolvere il mio, ci riesco, vado a dire quello agli altri. Ma noi lo facciamo molte volte, peccato che duriamo poco. Molte volte noi si è dato la sensazione che si giocava molto, ma molto meglio di squadre che poi stanno avanti di noi anche di 30 punti. Purtroppo poi alla fine il risultato vinciamo sempre loro.